Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Esistono persone nelle nostre vite che ci rendono felici per il semplice fatto di aver incrociato il nostro cammino. Alcuni percorrono il cammino al nostro fianco, vedendo molte lune passare, gli altri li vediamo appena tra un passo e l'altro. Tutti li chiamiamo amici e ce ne sono di molti tipi. Talvolta ciascuna foglia di un albero rappresenta uno dei nostri amici. Il primo che nasce è il nostro amico, il babbo, e la nostra amica, la mamma, che ci mostrano cos'è la vita. Dopo vengono gli amici, i fratelli, con i quali dividiamo il nostro spazio, affinché possano fiorire come noi. Conosciamo tutta la famiglia, anche gli amici, i parenti più lontani, delle foglie che rispettiamo e a cui auguriamo ogni bene. Ma il destino ci presenta ad altri amici che non sapevamo avrebbero incrociato il nostro cammino. Molti di loro li chiamiamo amici dell'anima, amici del cuore. Sono sinceri, sono veri. Sanno quando non stiamo bene, sanno cosa ci fa felici. E alle volte uno di questi amici dell'anima si infila nel nostro cuore e allora lo chiamiamo innamorato. Egli dà luce ai nostri occhi, musica alle nostre labbra, salti ai nostri piedi. Ma ci sono anche quegli amici di passaggio, talvolta per una vacanza o per un giorno, per un'ora. Essi collocano un sorriso sul nostro viso per tutto il tempo che stiamo con loro. Non possiamo dimenticare gli amici distanti, quelli che stanno nelle punte dei rami e che quando il vento soffia appaiono sempre tra una foglia e l'altra. Il tempo passa, l'estate se ne va, l'autunno si avvicina e perdiamo alcune delle nostre foglie. Alcune nascono l'estate dopo e altre permangono per molte stagioni. Ma quello che ci lascia felici è che le foglie che sono cadute continuano a vivere con noi, alimentando le nostre radici con allegria. Sono ricordi di momenti meravigliosi, di quando incrociarono il nostro cammino. Vi auguriamo, foglie del nostro albero, pace, amore, fortuna e prosperità, oggi e sempre, semplicemente perché ogni persona che passa nella nostra vita è unica. Lascia sempre un poco di sé e prende un poco di noi. Ci saranno quelli che prendono molto, ma non ci sarà mai chi non lascia niente. Questa è la maggior responsabilità della nostra vita e la prova evidente che due anime non si incontrano per caso. Gli anelli sono qua. Il Signore benedica questi anelli che vi donate come segno di fedeltà nell'amore. Siano per voi ricordo vivo e lieto di quest'ora di grazia. Beatrice, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sto sbagliando di nuovo. Okay. Guido, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, come dicevo prima, in alcuni riti c'è anche il rito del ring warming, che sarebbe il riscaldamento degli anelli da parte di tutti questi amici che conoscete, che avete conosciuto nella vostra vita. Fate conto che qui siamo, dato il lockdown, siamo centinaia e centinaia di migliaia, compresi quelli che sono fisicamente lontani anche in Messico e in altri posti. I vostri anelli siano veramente ben caldi, non solo hot, ma proprio warm, very, very hot. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.